Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la meditazione di oggi ha come tema l'orgoglio, che è il principio di ogni peccato. Il padre Tissot così scrive. Nulla può esprimere la forza, l'astuzia di questo demonio della superbia, né la scaltrezza e la varietà delle sue arti, vero serpente che nasce assieme a noi, ma cresce più in fretta di noi. Esso vorrebbe avvolgere tra le sue spire e infettare col suo veleno tanto le azioni più sante come quelle indifferenti, tanto i più segreti pensieri come le migliori intenzioni. Citando San Tommaso d'Aquino, egli inoltre scrive L'orgoglio si nutre sovente delle nostre stesse virtù, e cerca d'impinguarsi facendo servire a proprio vantaggio i doni più belli di Dio. Se alle volte sembra assopirsi, non lo fa che per avvolgere con più agio l'anima tra le sue spire e se si mostra o si lascia colpire, lo fa per trionfare con gli stessi colpi che gli diamo. Insomma, conclude San Francesco di Sales. L'orgoglio è un male così comune tra gli uomini che mai abbastanza si predicherà e si inculcherà la necessità di perseverare nella pratica della santissima e amabilissima virtù dell'umiltà. Dobbiamo dunque sconfiggere un nemico così temibile. La prima cosa che dobbiamo fare in questo combattimento è quella di rendersi conto e ammettere semplicemente di essere orgogliosi. E questo lo possiamo constatare quotidianamente dopo ogni caduta. Le nostre colpe dunque sono come tante finestre che rischiarano le nostre miserie. L'autore del libro così scrive. Contro il nemico di una virtù così necessaria nessuno saprebbe armarsi sufficientemente. Ma dal momento che non c'è dato di poterlo uccidere in questa vita, dobbiamo almeno adoperarci con tutti i mezzi per indebolire e rendere vani i suoi attacchi. Ora, uno dei mezzi più efficaci è fornito precisamente dalle nostre colpe. Come la secca mascella di un vile animale divenne tra le mani di Sansone un'arma micidiale contro i Filistei, Così i nostri peccati, per quanto brutti siano, possono trasformarsi in arma potentissima contro l'orgoglio e diventare occasione di salute e di perfezionamento. Le nostre colpe sono, secondo l'ingegnosa espressione del padre Alvarez, altrettante finestre per le quali la luce entra più abbondante sulla nostra miseria più efficace ancora delle umiliazioni che ci vengono dagli uomini e dagli uomini, esse illuminano e ci convincono su quanto siamo deboli. E, dice San Francesco di Sales, questa conoscenza della nostra nullità non deve turbarci, è solo l'amor proprio che ci fa impazientire al vederci vili e abietti. Scriveva San Francesco di Sales nei suoi trattenimenti Ma io sono tanto miserabile e piena di imperfezioni. Lo riconoscete davvero? Allora benedite Dio che vi ha dato questa conoscenza e non vi lamentate più. Fortunata voi se riconoscete di non essere altro che miseria. Io vi dichiaro che sarete veramente devota se sarete umile. Ma potrò davvero essere umile? Sì, se lo volete. Ma io lo voglio, dunque lo siete. Ma io sento invece di non esserlo. Tanto meglio, poiché il non sentirlo serve ad esserlo più sicuramente. Oh, quanta forza perde l'orgoglio in colui che da una caduta viene richiamato alla realtà della sua miseria! E come allora si radica profondamente nella verità. Sei stato pesato sulla bilancia e sei stato trovato mancante. Pensavi di essere da più e sei da meno. E così, cari fratelli e sorelle, anche oggi siamo giunti al termine della nostra meditazione. Domandiamoci ora: cosa fare per giungere a questa umiltà? La risposta è semplice e profonda. Dobbiamo moltiplicare i nostri atti d'amore. Quanto più ameremo, tanto più usciremo da noi stessi e ci dimenticheremo in qualche modo e vivremo per Dio. Dunque il perfetto amore coincide con la più profonda umiltà. Terminiamo ora con la preghiera e la benedizione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.